Ciao amici, benvenuti a Quaderno di Vino. Oggi mi pare che finalmente torniamo a casa, no? Antonio, come stai? Era l'attesa, non il vino. Allora, ragazzi, siamo a casa, siamo in Piemonte, siamo in Langa, questa volta abbiamo fatto poca strada. È un'azienda storica già, che lei ha i suoi begli annetti, Renzo Drocco a Rodello, poco dopo Alba, andando verso sud, diciamo così. Questa è zona caratterizzata dalla produzione di Dolcetto, di Barbera, abbiamo la Favorita, poi abbiamo anche dei viti internazionali. In questo caso qua parleremo del cru aziendale, dell'ERT. L'ERT è uno dei due dolcetti che produce questa azienda. Allora, chi conduce questa azienda? Al momento, a parte Renzo Drocco, ci sono i tre nipoti, Pietro, Carlotta e Marisa. Tre ragazzi giovani, fantastici, hanno una voglia di lavorare la terra, di lavorare nulla. Sono veramente, sotto il punto di vista, incommiabili. E soprattutto, chiaramente il discorso della qualità è primario, ma il discorso biologico. Loro curano moltissimo questo particolare, quindi l'uva non dico che la trattano al naturale, ma quasi. Chiaramente i soliti passaggi col rame e tutto, ma addirittura Pietro mi diceva l'altro giorno che il suo obiettivo è arrivare ad azzerare. Qua stiamo parlando di un biologico oltre biologico, quindi sì, addirittura potremmo dire fuori disciplinare. Esatto, fuori disciplinare. Comunque, torniamo a bomba, quindi il cru dell'azienda è Dolcetto. Pronto? Ok. Sicuramente la prima caratteristica è quella del colore del dolcetto, questa intensità, questa forza, questo rosso veramente molto intenso, quasi impenetrabile. Adesso io lavoro contro luce, lo vedo, però è veramente sì, cupo. Tendente bel granatone di quelli seri. Al naso, anche qua, il dolcetto è molto riconoscibile. Direi che quanto va oltre il classico dolcetto. Sì, questo qua è un livello. Perché è un livello quasi aromatico. Dolcetto, ci sono varie tipologie, in questo caso stiamo affrontando un dolcetto d'alba. La frutta, però. Frutta rossa molto macerata, molto intensa, che viene subito su. Sinceramente lo trovo particolarmente aromatico al naso è veramente tanto intenso, esatto. Questo vino che conosco bene, che consumiamo, è comunque piemontesi tradizionalmente il dolcetto l'hanno sempre bevuto molto volentieri e tanto. Poi c'è stato un periodo che magari si è perso fra i giovani e via, però adesso sta tornando grazie anche al lavoro di queste nuove leve che stanno modificando il prodotto e lo stanno portando di nuovo su livelli veramente, veramente eccezionali. Andiamo ad assaggiare. Assaggiamo. Quando ti parlo di aromatico, voglio dire la intensità dei profumi. Sì. Perché sarà per quello che tu mi raccontavi prima del trattamento biologico, però si sente quasi la frutta. Sì, sembra di avere proprio di mordere un accino. Bravo, nel bicchiere è una frutta, però appunto molto matura, no? Molto sì. Matura, avanti. Allora, la stringenza è decisamente notevole, questa è un'altra caratteristica del dolcetto, ma che ti prende la lingua e ti fa questo giochetto qua. Questa è una delle caratteristiche. Siamo abituati, ma è sempre piacevole. Assolutamente. Qui sì. Il contrasto è ancora più accentuato, mi pare. Sì, è portato molto avanti. Una caratteristica tipica, parlo per categoria, del dolcetto è quello, e lo state notando perché faccio fatica a parlare, perché la bocca mi sta salivando veramente, incredibile,
e di avere un tono di acidità superiore alla media dei vini rossi. Sì. Come sappiamo, l'acidità è rilevante, molto importante per quanto riguarda i vini bianchi, no? Perché è un fattore fondamentale per la conservazione del vino bianco. Il vino rosso è chiaramente meno spiccata. Fra i rossi il dolcetto sicuramente è uno quello che porta comunque come acidità un tono un pochino più elevato. Persisto. Un'altra nota caratteristica del dolcetto è il ritorno di mandorla, il ritorno di mandorlato. In questo caso qua non è prepotente, però... Mi pare che si fusiona un po' con il tanino, che sì, è molto presente, un po' così. E come abbinamenti facile, nel senso qua siamo a casa nostra, la cucina piemontese, la cucina di Langa si adatta molto, se voi andate... Agnolotti? Gli agnolotti, i tagliarini, le famose tagliatelle che fanno qui, ma anche un buon vitello tonnato, se tu vai a mangiare il bollito, se ti portano il vino della casa, spesso e volentieri ti portano il dolcetto in caraffa, quindi qualsiasi tipo di piatto preparato nella zona è sicuramente più che portato. Comunque questo... vorrei dirti che un vino con un approccio biologico, adesso che pian piano sono più presente nel mercato, ti porta la conoscenza del vitigno più nella sua espressione più originale. Esattamente, il protagonista lo tiene conto, questi sono vigne di 70 anni d'età, quindi poca vegetazione, meno grappoli, più piccoli, però c'è una concentrazione assoluta, No, questo è un bel prodotto e questi sono ragazzi che faranno strada. Sì, questo è un dolcetto straordinario. È difficile dirlo perché la gara fra i dolcetti prodotti in Piemonte è fortissima. Il vino di tutti i giorni, quindi è sempre difficile distaccarsi dal gruppone. Oh, ci abbiamo azzeccato? Certamente. Siamo contenti, felici. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Salute.